sconfitti in piena trionfa, immortale. Buonasera, buonasera a tutti dalla Piazza del Mercato, buonasera da Matteo Borzi. E buonasera da Valentina Tomei, siamo tornati a una nuova edizione di Piazza con Vista per questo Palio 2017. Matteo, siamo tornati insieme e questo mi fa molto piacere. Certo, la coppia vincente non si cambia. Speriamo che sia così. Tra l'altro oggi è stata veramente una giornata molto difficile, no? Una giornata che è partita in maniera turbolenta, possiamo dire, e che ha in qualche modo, insomma, posticipato in avanti tutti quelli che sono gli orari consueti, i ritmi palieschi. Sì, assolutamente, già insomma il giorno del 29 di giugno è sempre una giornata un po' particolare, questa volta lo è stato ancora di più proprio per questi slittamenti, proprio a causa del maltempo. Radio Siena TV ha cercato di raccontarvi al meglio questa giornata, ha cercato di tenervi sempre aggiornati su tutti gli eventi della giornata, insomma ci auguriamo di essere stati all'altezza di raccontarvi questa prima giornata di Palio un po' complicata. Passione Palio, come sempre la nostra passione, la vostra passione. E continueremo a raccontare perché proprio il fatto che i tempi del Palio siano andati così in ritardo, chissà che insomma nella notte non possa cambiare qualcosa dal punto di vista delle Monte, quindi abbiamo la nostra redazione che è tutta al lavoro nonostante insomma la lunga giornata e ci daranno notizie in questo senso. Ma se sei d'accordo, sì. Matteo, io direi di entrare. Tra l'altro vedo che sei molto alta stasera. Vabbè, ma c'ho il trucco, stasera c'ho il trucco e quindi mi sono un po' approfittata dei tacchi. Io ho detto, se li metto li devo mettere proprio per bene. No, perché siccome io ci avevo un po' sformato, che è arrivato, quindi volevo dirla. C'è il trucco, non è Matteo Borzi, che è piccolino sono io che ho esagerato con il tacco. Ma ogni tanto, dai, ci vuole. Poi in prima serata ci piace, no? Cercare di essere al meglio per voi che ci seguite da casa, ovviamente. Allora, noi come sempre continueremo quella che è la formula di talk show di Piazza con Vista e quindi andremo a mixare queste, se vogliamo, questi due aspetti del nostro programma. Esatto. Un aspetto più, diciamo così, colloquiale. Esatto. Che tu curerai, certo, e so che ci sono un sacco di ospiti. Certo, come sempre l'obiettivo è quello di scoprire e conoscere meglio alcuni personaggi senesi e non che insomma fanno qualcosa di bello per la nostra città e quindi cerchiamo di andare a scoprire il personaggio. E questo è diciamo l'aspetto che cura Matteo Borzi. Io che sono quella un po' più scapestrata, un po' più rock and roll, mi sono dedicata invece alla parte musicale per allietare anche queste serate di Palio e lo faremo con numerosi artisti che anche per questa edizione 2017 sono venuti a trovarci, ci hanno dato la loro disponibilità. Ma so che c'è un'altra persona della nostra redazione che sta tra l'altro lavorando tantissimo anche lei da questa mattina. Certo. Che è già in giro nelle contrade. Certo, ed anche lei al lavoro, anche lei in giro, ci ha raccontato già nel pomeriggio qualche novità sulle monte, perché è andata proprio nelle contrade dove diciamo erano attesi i fantini, quelli che chiamiamo i big, no? Quelli più, più importanti. E anche questa sera è proprio nelle contrade per raccontarci il suo giro. Certo, un po' l'atmosfera che gli si umori respira. Anche che si respirano, visto che tutto è iniziato più tardi. Allora, no? C'è andiamo, stato meno tempo per metabolizzare. Andiamo quindi a chiamare. Andiamo a chiamarla la nostra Simona Sassetti, che se non sbaglio è nella contrada. Dovrebbe essere nella Tartuca, se non andiamo errati. La Simona. Vedo. Esatto, sono proprio in Tartuca, non ci fermiamo, avete detto bene, in compagnia della nostra compagnia c'è Gianni Cortecci, il capitano della Tartuca. Ecco, intanto andiamo a dire questa accoppiata, sicuramente una monta importante, quella di Gigi Bruschelli, un ritorno molto voluto da questa contrada. Ma Gigi è l'ultimo fantino indossato questo giubbetto, per lui un ritorno a casa, è buio. Ci è toccato un cavallo di scuderia sua, le strade si sono incontrate abbastanza rapidamente, c'è stato diciamo un po' d'attesa perché alcune situazioni in alto si dovevano assestare, però dopo diciamo siamo stati felici di riuscire a concludere questa operazione, però siamo consapevoli, è un cavallo esordiente, speriamo di fare bene ma non abbiamo grande illusione. Cavallo esordiente però fantino di grande esperienza. Certo, in genere i vecchi dicevano cavallo nuovo, fantino vecchio, io ho preso uno quasi 50 anni. In tutti i sensi quindi. Sì, speriamo, lui ha la voglia di fare bene, noi abbiamo altrettanto voglia, però non ci sono particolari
aspettative. Credo che possa trovare la serenità qui in Tartuca, Gigi, siamo tutti contenti, però ripeto, vogliamo passi. E come si può infatti vedere anche dalle immagini, c'è grande felicità intorno a noi, Gigi Bruschelli è stato accolto veramente bene, si vede anche da coloro appunto che sono alla scena. Come sta vivendo la contrada a questo momento? Ma la contrada ha accolto molto bene Gigi, però siamo consapevoli che non è facile. Ho detto ieri sera all'assemblea che devono essere 4 giorni di festa, indipendentemente dal cavallo ci sarebbe toccato, che la sorte ci avrebbe assegnato, e credo che prima di tutto il palio deve rimanere una festa e spero che i contrarioli si godano questi 4 giorni in serenità. E noi ringraziamo il capitano della Tartuca Gianni Cortecci per essere stato qua con noi, lo lasciamo di nuovo alla scena e tra poco troveremo invece altri capitani e anche altri contrarioli nelle altre contrate. La nostra Simona Sassetti ha detto delle parole bellissime, no? Deve essere una festa. Certo, e allora certo. Noi vogliamo proprio continuare con il clima di festa e mentre ti lascio andare dai tuoi ospiti a fare il padrone di casa. Tra poco, allora. Ci vediamo tra poco con Matteo Borzi e i suoi ospiti. Io invece voglio introdurre una voce bellissima che ormai conoscete, perché lei è un po' una presenza, diciamo così, fissa all'interno di Radio Siena TV. È la voce bellissima di Francesca Celati. Ciao Francesca, ben ritrovata, bentornata qua da noi. Allora Francesca, sono successe so un sacco di cose, perché insomma noi ormai ci conosciamo da un po' di anni, tu sei veramente una persona che si dedica anima e cuore a quello che fa, lo studio, ma non solo lo studio per quanto riguarda la tua facoltà che hai scelto in università, ma anche lo studio del canto, il voler sperimentare, fare, osare, e so che ci sono un sacco di novità nella tua carriera artistica. Prima prendevo lezioni, studiavo individualmente con i miei vari insegnanti che ho avuto, e da quest'anno invece ho fatto l'esperienza di essere io in prima persona a insegnare qualcosa. E tutto questo lo stai facendo alla Filarmonica Giacomo Puccini di Monteroni d'Arbio. Io tra l'altro devo ringraziare ovviamente Alessia Pellegrini che ti ha portato qua, insomma tutto lo staff della Filarmonica Puccini che ti ha dato anche la possibilità appunto di iniziare proprio anche questa carriera di insegnamento, e questo immagino sia una cosa che ti dà molti stimoli, no? Sì, oltretutto è un paese che mi ha praticamente adottata, perché ormai mi trovo come in una famiglia. Giri anche tra le vie, in piazza, incontri qualcuno e ti conoscono già tutti. Poi parleremo anche... C'è un bel calore, parleremo anche di questo. Io però adesso invece vorrei lasciare spazio proprio alla musica e alla voce straordinaria di Francesca. Ha scelto un repertorio vario che accontenterà un po' tutti i palati musicali. Iniziamo con un brano internazionale. Sì, un brano di Norah Jones, Don't Know Why. E allora, Francesca Celati per Radio Siena TV. The sun. Don't know why I didn't come. Left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my bones.
driving down the road alone. La voce straordinaria della nostra Francesca Celati, che ovviamente rimane con noi, sarà qua tutta la sera. Senz'altro. Ormai ti abbiamo rapito. E adesso però andiamo dall'altra parte del nostro salotto con Matteo Borzi e il suo primo ospite. Grazie Valentina, grazie e complimenti alla tua bravissima ospite. Eccoci di nuovo insieme, come promesso ci spostiamo da questa parte dello studio per andare a scoprire alcuni, come abbiamo detto, personaggi senesi che insomma fanno qualcosa di importante. Il primo ospite di questa sera è Mauro Rosati. Buonasera Mauro. Buonasera. E grazie di essere con noi. Come sempre, come già abbiamo fatto lo scorso anno, iniziamo la nostra trasmissione e soprattutto la nostra intervista, che sarà, ti prometto, un'intervista vista breve, con la stessa domanda ormai dallo scorso anno, che è: chi è Mauro Rosati? Bella domanda. Ma diciamo che sono un appassionato di Siena, di questo territorio, una passione legata molto alla campagna, che poi è stato gli ultimi 20 anni della mia vita anche professionale. Soprattutto uno è stato curioso di andare in giro, di conoscere persone, conoscere esperienze. Devo dire che grazie anche al fatto di essere di Siena è anche più facile avere relazioni e rapporti a livello internazionale, a livello nazionale, perché quando dici sei di Siena, insomma, c'era una volta un marchio si aveva fatto la Camera di Commercio e fatto a Siena, insomma, hai una facilità di dialogo con gli altri, certo. Perché insomma viene riconosciuta da tutti come Siena un elemento molto valoriale, ecco, non solo perché è una bella città, ma anche perché c'è cultura, e quindi il cittadino senese della provincia di Siena è sempre portatore di qualcosa di positivo nei rapporti. Ecco, quando si parla di Mauro Rosati, o quando comunque ti vediamo, anche perché sei sempre, insomma, spesso ospite anche in trasmissioni importanti, ovviamente quando si parla di te si parla di eccellenze, si parla di prodotti di qualità. Come sappiamo, sei il creatore e l'ideatore della Fondazione Quali Vita. Insomma, ecco, soprattutto perché il nostro territorio, Siena, è un territorio di eccellenze. Quali Vita ha fatto molto, come prosegue questo cammino, come deve proseguire questo cammino? Noi abbiamo fatto un percorso a livello nazionale per valorizzare tutto il mondo delle eccellenze, non solo quelle senesi, non solo quelle toscane. Abbiamo fatto un percorso che è stato riconosciuto, perché oggi credo a livello internazionale la nostra fondazione è una delle poche che ha fatto proprio un percorso specifico, sia scientifico sia culturale, sulle denominazioni. Io credo ci sia da fare ancora un po' di lavoro su Siena, perché Siena ancora non riesce a cogliere appieno quelle che sono le potenzialità in questo settore. Lo fa bene nel vino, e sappiamo quanto vale il Brunello, non solo in termini economici, quanto vale il Chianti, il 60% del territorio del Chianti è
è in questa provincia, lo fa bene attraverso il Nobile di Montepulciano, lo fa bene attraverso la Vernaccia di San Gimignano, lo sta facendo bene con gli altri vini come il Col Doccia, tutta una serie di altre denominazioni che ci sono. C'è da fare qualcosa di più, diciamo, da, uso un termine sbagliato ma è il termine giusto, industrializzare il settore del food, dell'agroalimentare. Certo. Abbiamo grandi potenzialità sul dolciario, abbiamo grandi potenzialità su quella parte che è la filiera legata alla cinta senese, a tutto il mondo dei salumi, perché sono poi prodotti riconosciuti in questo territorio. Lì ancora siamo un po', diciamo, molto artigiani, ecco, mentre nel vino, certo, abbiamo saputo mantenere la qualità industrializzando il prodotto, cercando mercati internazionali e arrivando a fare volumi interessanti, volumi che non solo, diciamo, sono buoni ma anche sono buoni per la nostra economia, per la nostra occupazione, ecco. Quindi il passo successivo è, uno, ritornare sul settore dolciario a quello che era una vecchia, diciamo, tradizione. I 500-600 occupati della, certo, comune di Siena quando c'era la Sapori, a quei 50-60 milioni di euro di fatturato che davano veramente una grande boccata d'ossigeno all'economia locale. Qui c'è da fare un grande salto di qualità, e poi su quegli altri due comparti che dicevo, quello dei salumi e quello dei formaggi. Quindi sono settori nei quali secondo te si può fare di più? Si può fare molto di più, soprattutto si può trovare occupazione e si potrebbe fare qualcosina di più, ma già lì siamo, diciamo, a un punto un po' più avanti sul settore dell'olio, che è l'altro settore che nei prossimi anni a livello internazionale avrà un grande, diciamo, boom, perché l'olio che è prettamente toscano, prettamente senese, è uno degli alimenti a livello internazionale più ricercati al mondo. Quindi se noi sappiamo produrre, oggi purtroppo ci sono poche aziende che lo fanno, il mercato c'è. Ecco, visto che ci hai parlato di non molto di vino ma di prodotti più appunto alimentari, la cucina ormai è diventata un po' di moda, no? Si cerca più la qualità della quantità, allo stesso tempo però si vede nascere anche molti franchising legati alla cucina, anche questi vanno nella stessa direzione? Ma diciamo oggi in Italia, a giro per il mondo, il consumo del cibo è diventato il vero elemento dell'intrattenimento, sono cambiati i consumi, nel senso, fino a 20-30 anni fa si mangiava perché si doveva, come si dice, campare, oggi si mangia perché in qualche modo è diventata una sorta di intrattenimento, quindi si va insieme, si fa al fast food, si va in un ristorante per intrattenersi, non è che abbiamo più il bisogno fisico di mangiare, quello arriva in seconda battuta, quindi c'è più un bisogno di intrattenimento. Sui franchising, oggi in Italia ci sono tanti franchising, soprattutto tanti franchising stranieri, l'Italia non ha saputo cogliere l'occasione di monopolizzare il mondo attraverso il franchising come hanno fatto tante catene straniere, come non abbiamo saputo farlo attraverso la grande distribuzione, siamo restati in casa un po' a guardarci. Io credo che noi dobbiamo fare un passo in avanti in questo, perché sia a livello internazionale ci viene riconosciuto attraverso il Made in Italy l'elemento, diciamo, veramente valoriale della tavola. Oggi in qualsiasi parte del mondo, andiamo in Groenlandia, andiamo in Sudafrica, c'è qualcosa di italiano, cioè avere in una bottega, in un ristorante un prodotto, una materia prima italiana fa la differenza, quindi si può chiedere anche qualcosa di più. Allora, questo significa che ci possono essere delle imprese italiane che possono andare a colonizzare, lo sta cercando di fare Farinetti ancora con risultati abbastanza scarsi, il mondo, e portare i nostri prodotti e soprattutto portare la nostra cucina. Ecco Mauro, un'ultima battuta perché la pubblicità incombe, quindi tra poco dobbiamo chiudere. Tu sei stato un fautore e un riscopritore dello street food. Com'è nata questa idea? Ma è nata un'idea, ti racconto, legata fra l'altro a un amico che è scomparso insieme a Davide Rossi. Molti anni fa si parlava, perché anche lui era un appassionato di cucina, di enogastronomia, si parlava un po' della riscoperta del cibo da strada, e una chiacchiera che feci con lui, poi
andai a Mediaset a raccontare questa cosa, perché tutti puntavano su dei format molto legati alla ristorazione classica, allo chef, e spiegai che secondo me era l'ora di fare in Italia un format legato alla riscoperta del cibo della strada, perché aveva una vitalità che ormai la cucina classica non aveva più. Questi di Mediaset, mi ricordo sempre, mi guardarono così e dissero: ma che vuoi, che cosa sta dicendo? Il giorno dopo mi richiamarono perché appunto c'era un grande sponsor che voleva investire 1 milione di euro in un format televisivo legato al cibo da strada. Lì è partita questa roba, l'intuizione era giusta. Sì, l'intuizione era giusta e poi il boom c'è stato. Oggi credo, dal punto di vista, noi come Fondazione Quali Vita abbiamo un osservatorio proprio sui nuovi modelli di consumo, e credo dal punto di vista economico oggi lo street food rappresenti quasi il 50% della ristorazione fuori casa, cioè una parte di quei svariati miliardi che va alla ristorazione fuori casa oggi è legata a quello che chiamiamo ristorazione informale, cioè ristorazione veloce, che può essere fast food, può essere street food, può essere insomma tutto quello che è veloce, mentre la ristorazione classica, come abbiamo visto, ha segnato il passo e quindi grande interesse da parte delle industrie, grande interesse anche da parte degli artigiani. Perché? Perché la ristorazione informale e soprattutto lo street food, certo, è rinata in Italia grazie alla qualità, nel senso noi abbiamo riscoperto questo, diciamo, modo di mangiare perché all'interno c'erano prodotti di qualità e soprattutto anche ricette di qualità, cosa che nella ristorazione classica, eccetto i grandi chef stellati, si stava un po' perdendo. Bene Mauro, grazie di essere stato con noi. Nelle tue parole abbiamo intuito anche una sorta di consiglio, no, per la nostra città, anche per come dire, fare sempre di più, creare occupazione. Ci hai indicato alcuni settori nei quali c'è qualcosa da fare. Sì, io lo dico, questa città ha una grande potenzialità. Dicevo prima, vengo da un viaggio di 12 ore a Madrid, sono andato a parlare di Siena, una grande multinazionale. Dico che noi abbiamo una grande opportunità, soprattutto legata a quelle che può essere il settore del food, dell'agroalimentare, soprattutto in mano ai giovani. E credo che è importante oggi puntare alla qualità e puntare soprattutto a quello che noi possiamo saper vendere nel mondo, certo, perché ce lo riconoscono ancora. Bene, bene, questo è sicuramente un aspetto positivo. Grazie a Mauro Grazie Rosati a per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, una piccolissima pausa, Piazza con Vista torna tra poco e con Valentina e i suoi ospiti. E siamo tornati in diretta dal Tartarugone in Piazza del Mercato per questa edizione 2017 di Piazza con Vista. Sono tanti gli ospiti che vedrete nel nostro salotto questa sera e sentirete, perché abbiamo anche tanti ospiti musicali. Ma subito so che c'è la nostra Simona Sassetti, che è già pronta nella Contrada della Pantera, perché lei sta girando per noi anche per insomma sentire quali sono gli umori dei contradaioli. Allora vediamo se la nostra Simona Sassetti dalla Pantera è pronta con qualche ospite per raccontarci un po' le sensazioni, questa passione paleo che arriva dalle contrade. Bene, siamo nella Contrada della Pantera e siamo con il priore Pasquale Colella, ma non è da solo. No, sono con la parte più importante della contrada, che sono i nostri meravigliosi cittini. Che ora voglio anche presentare. Mi dite il vostro nome? Aurora. Carolina. Francesco. Tommaso. Siete contenti di avere Enrico Bruschelli, giovanissimo fantino, eh? Sì, sì. E ora invece lo chiediamo anche al priore, insomma, che accoppiata è questa? È un'accoppiata da scoprire, è un'accoppiata che tutto sommato vedremo il 2, perché comunque il fantino è un fantino giovane che ha già corso. Certo, forse le aspettative della contrada erano altre, però insomma la corsa del palio è una corsa particolare, quindi noi ci affidiamo sempre al destino, che speriamo sia benigno la nostra contrada. Fantino giovane, però cavallo molto esperto. Cavallo molto esperto, e riteniamo che possa essere un cavallo che possa darci delle soddisfazioni, ce la metteremo tutta. Quando avete sentito il nome di Mississippi, tutta la contrada con un boato ha accolto questo, quindi insomma sicuramente questo dà anche grande entusiasmo, però forse una responsabilità in più.
dà una responsabilità in più, ma siamo pronti ad affrontare tutte le nostre responsabilità, siamo contenti del cavallo e vedremo poi quello che succederà. Io mi occupo della contrada più che del palio, quindi io posso dare un sostegno di carattere morale. E lo vediamo anche intorno a noi durante la cena, la contrada come ha accolto Enrico Bruscali, che tra l'altro sappiamo che è già andato a dormire, quindi un fantino precisissimo. Un fantino che si allena in modo molto serio, un fantino comunque molto molto allenato, preparato, e vedremo quello che saprà fare, ci auguriamo il meglio. La contrada comunque è serena e tranquilla, è una contrada molto unita in questo momento e questa è la soddisfazione più grande che come priore posso avere. E poi sono contornato dal futuro della contrada e quindi questa è la cosa più importante. Noi ringraziamo il priore Pasquale Colella, ma vogliamo salutare anche i nostri piccoli ospiti. Ci fate un saluto? Ciao! Saluta. E con questo saluto ridiamo la linea a voi. Grazie Simona anche per questo saluto dei più piccoli, no? Dei futuri contradaioli del domani. Io mi avvicino invece alla prossima ospite graditissima di Piazza con Vista 2017. Abbiamo sempre dato spazio in questi anni ai libri degli autori senesi. La nostra Alessandra Cotoloni tra l'altro è anche vicepresidente dell'Associazione degli Scrittori Senesi. Alessandra, grazie di aver accettato il nostro invito, ben arrivata. Allora, tu tra l'altro sei senese, nata, vivi, lavori a Siena, sei un architetto, ma fin da piccolissima mi dicevi è nata proprio questa passione irrefrenabile, no? Parliamo sempre di passioni per la scrittura, raccontaci un po' questo incontro. Sì, è sempre stata una cosa che è dentro di me, perché poi le passioni sono qualche cosa ovviamente che nascono proprio all'interno di noi stessi, solo poi la vita ti porta spesso anche a fare scelte diverse, ovviamente, anche più concrete, perché fare lo scrittore, insomma, non è proprio una cosa così anche concreta. La famiglia spesso, no? Ecco, non è mai, quindi, diciamo, molto sì, d'accordo quando si fanno scelte così traballanti, per appunto, modo di dire. E quindi poi sei invece un architetto, quindi hai diciamo così, avuto una carriera diversa, ma mantenendo sempre questo amore per la scrittura, sì, amore che però poi si è concretizzato, quindi donando queste tue opere e decidendo proprio di far uscire i tuoi libri, tra l'altro pochissimo tempo fa, nel 2015. Sì, sì, nel giro di poco ci sono stati degli incontri fortuiti con altre persone, con l'associazione stessa culturale del gruppo degli scrittori senesi e poi con Luca Betti, quindi l'editore qui di Siena. E dobbiamo ringraziare, perché è sempre merito di Luca Betti se noi insomma riusciamo poi a raccontarvi queste storie di senesi e a portare insomma nelle vostre case dei bellissimi libri, in questo caso questo romanzo. E dal 2015, ma in poco meno di 2 anni, sei già al terzo libro. Sì, ho scritto il terzo romanzo. Il primo appunto era L'anima sgualcita, uscita nel 2015, il secondo, che è uscito anche questo ora per un caso, è uscito in contemporanea a Femmina Terra, che ha avuto anche un premio, è stato riconosciuto un premio per come romanzo inedito, e si intitola Doppio petto blu. E poi Luca mi ha dato l'occasione di scrivere Femmina Terra, che è stata una bellissima esperienza poi anche questa. Oh, Femmina Terra, tra l'altro noi stiamo vedendo delle immagini bellissime di questo signore 95enne che è ancora in vita, ovviamente stiamo parlando di una persona che c'è, esiste, e che quindi ha potuto raccontare proprio con le sue parole com'era la vita nelle campagne di Montalcino un po' di anni fa, un po' di tempo fa, ai tempi della Mezzadria. Perché è nata la necessità di scrivere un romanzo su un tempo passato, non troppo lontano, ma che magari molti di noi ricordano o immaginano solo per narrazione dei nonni, degli anziani? Ma probabilmente proprio per andare alla ricerca anche di valori che tutto sommato stanno scomparendo e sono scomparsi parecchi, così anche come la vita in campagna, anche il modo di come si assapora proprio la vita di campagna è cambiato. E Luca sicuramente ha, anche con questa collana che ha scritto Strade Bianche, che lui ha ideato 3 anni fa,
sta inserendo tutte delle pubblicazioni, è arrivato alla 18ª pubblicazione proprio per parlare del territorio e di come sta cambiando il territorio anche con il passare degli anni. Cosa ti ha colpito di più di questo signore di 95 anni? È una persona alla quale non puoi non affezionarti, perché è una persona semplice, però quello che poi mi ha suscitato particolare interesse è l'amore veramente molto forte per la terra. Non a caso il titolo poi di questo romanzo è Femmina Terra, proprio perché nasce da questo modo che ha lui, ma lui come tutti coloro che lavorano la terra, con questo amore, come se fosse una donna, quindi capricciosa ma sensuale al tempo stesso, sì. Allora, un romanzo, abbiamo detto, bellissimo, che racconta una parte, no, della nostra provincia senese, una parte ancora viva, e non so se sei d'accordo con me, sembrano frasi fatte, però ci credo fortemente nella frase che dice, no, prima avevamo sicuramente meno di adesso, ma forse eravamo in grado di apprezzare di più le cose semplici rispetto, sì, ad oggi. Questo sicuramente, sì, perché scrivendo il libro, naturalmente io che non ho vissuto quell'epoca mi sono anche un po' documentata, ovviamente, quindi c'è stata anche una ricerca di filastrocche, di cose che andavano in quel momento, e se la paragoniamo a quello che è al nostro modo di vita, che è molto frenetico, ci sfuggono, probabilmente perdiamo delle cose, ci perdiamo, vero? Siamo disattenti rispetto a delle situazioni, a delle cose che sono invece bellissime, che poi ti accorgi che ti mancano nel momento in cui magari ne vieni privato. Allora ti rendi conto di quanto possano essere importanti delle cose molto semplici, che però ci sfuggono perché siamo distratti noi. Siamo distratti, andiamo un po' troppo di corsa, e questo è veramente un peccato, no? Quindi facciamo un po' un esame di coscienza ognuno di noi, e rendiamoci conto, insomma, della bellezza che abbiamo intorno a noi, senza dover cercare sempre qualcosa di più. Ma entriamo un po' nel vivo, perché questo non è una biografia, no, intendiamoci, di questo signore, ma è un vero e proprio romanzo che narra, quindi c'è anche una storia d'amore? Sì, 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 ma è nato poi in modo molto particolare, perché io avevo presentato il libro che tratta proprio della vita di Assunto Pieri, che si chiama poi Assunto normalmente, generalmente, che è stato scritto da Michele Masotti, Vite, e poi Luca mi disse, ma mi piacerebbe fare qualche altra cosa sempre in relazione a questo mondo, perché è un mondo poi affascinante, e ha voluto che applicassi la tecnica dello spin-off, che poi è attuata nel cinema, quindi mantenere la storia, creare una storia totalmente a sé stante da quella di Assunto, però via via richiamandola, anche perché ovviamente è una storia contestualizzata in un periodo in cui si parla di lotte mezzadrili, di lotte delle masse operaie, delle masse contadine, e è una storia d'amore, perché è una storia d'amore nei confronti della terra, e una storia d'amore poi nei confronti di una donna che starà accanto a questo personaggio fino alla fine dei propri giorni. Che bello, quelle storie d'amore che sogniamo tutte, che insomma al giorno d'oggi faticano invece, no, a concretizzarsi. Sì, sì. Senti, hai già, immagino, nel cassetto, o comunque nei cassettini della tua mente, delle idee per un prossimo romanzo? Perché tu li sforni così, eh? No, il prossimo romanzo, il quarto, l'ho già finito di scrivere. Ecco, lo sapevo io. Ci anticipi qualcosa? O non si può? No, è una storia, anche questa è in parte ambientata a Siena, perché è la storia di una persona che è fuggito 25 anni prima da Siena, l'ha rifiutata proprio, è andato a stare a Barcellona, quindi tutta in un'altra città, in un altro modo di vita, però ci sarà un motivo per cui dovrà ritornare, sentirà la necessità di ritornare indietro, e ho un percorso anche di memorie, anche perché logicamente io, essendo nata a Siena, ho dei ricordi di Siena di quando ero piccola, per cui mi piaceva anche poter ripercorrere alcune tappe. C'è qualcosa di te quindi in questo quarto romanzo? Ma quando si scrive, secondo me, qualunque cosa si scriva, questo addirittura sia qui che nel quarto romanzo parlo come uomo, quindi logicamente abbandono la sfera femminile, però è inevitabile. Una parte di noi stessi, sì, viene sempre fuori. C'è sempre, perché scrivere è un ricordare poi,
È un riportare alla memoria qualcosa che comunque o ci è stato detto o abbiamo vissuto in qualche maniera. Allora, continua ovviamente anche il tuo percorso con gli scrittori senesi, l'associazione culturale di cui sei vicepresidente. Bolle in pentola qualcosa anche come associazione culturale? Beh, tanto sono stati portati avanti per 2 anni di fila dei premi, appunto, dei concorsi per, di letterari. E poi abbiamo in mente un manifesto delle regioni del libro che sarà praticamente un percorso itinerante che partirà da Siena per andare in altre regioni e all'interno di questi eventi verranno affrontate varie dinamiche relative alla scrittura, alla lettura, dove stiamo andando con la scrittura e il dove futuro. Dove si può arrivare. Allora, ti rubo il libro per farlo vedere bene, la copertina, anche ai nostri amici a casa. Ringrazio ovviamente Alessandra Cotoloni per essere stata con noi e averci presentato Femmina Terra. Un ringraziamento va anche a Luca Betti, della Betti Editrice, che anche quest'anno è al fianco di Piazza Con Vista, e domani sera andremo a scoprire un altro autore. Grazie mille Alessandra, grazie, buon lavoro, voi. Buon palio, e noi siamo grazie. Pronti invece per tornare dall'altra parte del nostro salotto con Matteo Borzi e i suoi ospiti. Grazie Valentina, torniamo insieme dall'altra parte del salotto con il nostro secondo ospite di questa sera. Una storia un po' particolare quella che vi stiamo per raccontare. Andiamo a salutare e ringraziare l'ingegner Pasquale Fedele che è qui con noi. Grazie, buonasera. Allora, l'ingegnere è qui a Siena da tantissimi anni e fa un lavoro un po' particolare. Diciamo che fa parte di questa startup che si chiama Liquid Web e hanno dato vita al Brain Control. Innanzitutto, 2 parole su in cosa consiste, di cosa si tratta. Sì, noi ci occupiamo di interazione uomo-macchina basata su segnali biometrici, quindi noi riusciamo a captare tramite sensoristica indossabile tutta una serie di parametri che poi permettono all'utente di poter interagire con delle macchine, con i computer in prima battuta e poi con delle macchine. E ci sono applicazioni in vari ambiti, dalla robotica e in ambito automotive, nei prossimi anni vedremo tante cose, e noi come primo obiettivo ci siamo focalizzati su pazienti con gravi disabilità. Quindi... Ecco, diciamo, pazienti con gravi disabilità che riescono anche solo, diciamo, io lo dico in maniera molto così, con il pensiero a far muovere degli oggetti, diciamo. Quell'oggetto, insomma, che a noi ci è sembrato più curioso è stato un drone, che abbiamo scoperto che avete appunto creato questa sorta di applicazione, non so come chiamarla, secondo la quale solo con il pensiero si riesce a far volare un drone. Esatto, lo stimolo cerebrale è uno dei parametri biometrici di cui dicevo prima, sicuramente quello più complicato, perché è chiaro che è un segnale con molto rumore, con una caratteristica molto particolare. E diciamo, siamo stati, tra l'altro, appunto, è stata una cosa un po' di frontiera a realizzare qualcosa che veramente fosse usabile e robusto, e quindi come prima applicazione abbiamo detto una cosa sicuramente complicata è in generale il controllo degli elicotteri, dei droni, e quindi abbiamo voluto applicare questo tipo di controllo a titolo dimostrativo per far vedere cosa eravamo riusciti a fare, e quindi è questo che... Ecco, oltre al drone però avete fatto anche altri device, come le chiamiamo? Sì, sì, assolutamente. Quello che appunto era la priorità era dare la possibilità a pazienti con gravi disabilità legate a patologie come la SLA, patologie neurodegenerative, piuttosto che ischemie cerebrali o traumi da incidenti, che si trovano in situazione di cosiddetta locked-in, ovvero completamente paralizzati ma cognitivamente integri, quindi potenzialmente capaci di interagire, se non che non hanno il controllo dei muscoli e quindi non possono interagire. Quindi certo. Su questi ci siamo concentrati dandogli la possibilità di... Ecco, vediamo anche alcune immagini, esatto. Grazie alla nostra sì, regia. Sì.
Qui ci sono alcune immagini di alcuni pazienti che interagiscono grazie al dispositivo che abbiamo realizzato e che appunto intercetta le onde cerebrali tramite un caschetto con dei sensori elettroencefalografici e dà la possibilità al paziente di controllare un comunicatore in prima battuta, quindi poter dire sto bene, sto male, certo. Sono presente o no. Consideriamo sono pazienti che non possono muovere alcun muscolo, neanche le pupille, e quindi senza questo non avrebbero la possibilità di dire ho mal di denti, ho mal di gamba, o sono ancora presente, sono ancora vivo. E quindi ecco, abbiamo pazienti che da mesi o da anni non erano in grado di interagire. Qui vediamo un padre che interagisce con la figlia di 6 anni per la prima volta. Grazie proprio a questa possibilità. Ecco, lo scopo ovviamente di questa vostra iniziativa è senza dubbio nobile, no? Perché si riesce appunto a permettere a queste persone con gravi disabilità di avere una vita, insomma, in qualche modo. In generale, la robotica sostituirà in qualche modo l'uomo? E questo è un dibattito che è caldissimo in questo momento, perché noi abbiamo visto la robotica negli ultimi anni in ambito industriale, diciamo, è stato uno dei primi ambiti in cui ha trovato applicazione, e sicuramente è concreto il fatto che ha sostituito tante mansioni di tanti operai nell'ambito delle fabbriche. Adesso la robotica sta facendo, anche grazie alla combinazione col software, si parla di intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale sta entrando in vari settori, dalla finanza alla medicina, in modo preponderante, e non solo sostituendo lavori manuali e ripetitivi, ma anche andando a sostituire sicuramente delle funzioni più sul livello concettuale e intellettuale. Quindi sicuramente c'è un tema di sostituzione con le macchine di lavori finora fatti dall'uomo. È chiaro, se ne creeranno anche tanti altri di lavori, quindi, e lo vediamo, legati al mondo internet, al digitale, sono nate tante nuove professioni. È chiaro che va governato questo, è un processo di cambiamento. E il rischio più grosso è che è un cambiamento che è molto veloce, è un cambiamento che ha una velocità esponenziale, non è una velocità lineare, e quindi è difficile da governare, da controllare. E ci sono dei processi di formazione che devono essere gestiti in modo da fare in modo che chi si dovesse trovare nella situazione di perdere il lavoro possa acquisire le competenze per trovarne un altro. Quindi non è quindi sicuramente... diciamo che vediamo anche l'aspetto positivo, ovviamente, certo, questa parte, sì, che non, sì, vediamo come dire la macchina sostituirà l'uomo, ma sarà uno strumento per creare eventualmente nuovi sbocchi. Assolutamente, bisogna però ecco cercare il problema c'è, bisogna gestirlo, bisogna... Ecco, allora un'ultima battuta, perché poi c'è la nostra Simona Sassetti che è pronta in una contrada alla quale daremo tra pochissimo la linea. Ultima battuta, voi collaborate con l'Università di Siena, ecco, Siena e la sua università possono essere in qualche modo un motore di sviluppo per una ripresa del tessuto economico della città, un po' quello che abbiamo accennato? Beh, assolutamente sì, diciamo, anche il nostro lavoro nasce in ambito universitario. Ho studiato a Siena, dopo anche lavorato dentro l'università per diversi anni, e ora ci lavoro dall'esterno, quindi dall'azienda, certo. Collaboriamo con ingegneria, con medicina, e quindi è assolutamente fondamentale. Noi anche nei prossimi anni avremo bisogno di tante risorse da attingere dall'università, e quindi è fondamentale anche per il futuro, per gli sviluppi futuri di Siena, che è sicuramente, certo, in un contesto che sta cambiando tantissimo, quindi senza dubbio. Bene, allora noi ringraziamo l'ingegner Pasquale Fedele per essere stato con noi, gli facciamo ovviamente i complimenti e l'in bocca al lupo per l'attività, perché come abbiamo detto è un qualcosa davvero di importante per aiutare le persone che veramente hanno bisogno. Grazie, buonasera. Grazie quindi a Pasquale Fedele, un attimo qui con noi, perché andiamo subito a dare la linea alla nostra Simona Sassetti, che dovrebbe essere in una contrada, eccola, nella selva, vediamo. Allora Simona, a te la linea.
Sì, siamo proprio nella selva e siamo insieme al priore Stefano Marini. Intanto chiedo, visto che l'arrivo di Andrea Vogan, in realtà ancora non c'è stato, però è stata comunque una monta difficile, un arrivo anche per ultimo, insomma la decisione che è arrivata tardi, ancora non si è presentato, se vogliamo commentare insomma questo chiaramente il cavallo giovane, al momento Fantino giovane. Fantino debuttante, la decisione il capitano ce l'ha comunicata abbastanza tardi e oggi insomma gli orari lo sappiamo sono stati tutti scombussolati, quindi il gruppo Palio ha preferito continuare a lavorare in separata sede piuttosto che venire a cena in società, e Andrea verrà domattina per montare la prova. Comunque Andrea già lo conosciamo perché la nostra dirigenza lo seguiva già da tempo, quindi non è nemmeno una grandissima sorpresa. Una prima prova già con il giubbetto della selva già c'è stata per Andrea Coghi, quindi confermato per domani, però poi ci sono anche altre strade aperte. Ma questa chiaramente, queste sono valutazioni riservate al capitano, la presenza di un cavallo debuttante probabilmente lascia spazio a qualche interrogativo e anche a un lavoro da proseguire da parte del capitano e del gruppo Palio. Vediamo che cosa ci proporranno, la contrada è serena ed è pronta ad accettare qualsiasi decisione del nostro capitano. Contrada serena, ma anche nell'arco poi anche dei mandati degli scorsi capitani c'è sempre stata un'apertura poi verso i Fantini giovani, come ha risposto la contrada? Sempre bene, perché rientra un po' nella tradizione selvaiola, tutti ci ricordiamo di Bastiano, di Bonito da Silva, di Sky Barre, Fantini giovani al debutto, al quasi debutto, che hanno ottenuto grandi risultati con il nostro giubbetto, quindi fa un po' parte del nostro DNA. Un'ultima domanda al priore della selva, Andrea Coghi, abbiamo sentito questa mattina che ha detto sono 8 anni ormai che faccio esperienza, quindi mi considero anche io un Fantino esperto. Speriamo che sia la volta buona e che faccia vedere tutte le qualità che sicuramente ha e sulle quali avrà lavorato in questi anni di impegno. E noi ringraziamo il priore della selva Stefano Parini per essere stato qua con noi e ripasso la linea a Matteo Borzi. Grazie a Simona Sassetti e ai suoi ospiti, noi torniamo brevemente in studio per fare una piccolissima pausa pubblicitaria. Poi torniamo insieme ancora con Piazza con Vista e con i nostri ospiti. Ritrovati qua a Piazza con Vista, io lo dico sempre, non mi stanco mai di ripeterlo e voglio continuare a farlo anche questa sera, venite a trovarci perché noi siamo nello scenario meraviglioso di Piazza del Mercato al Tartarugone e insomma ci farebbe piacere poi conoscervi dal vivo, quindi venite a trovarci, saremo qua ovviamente per queste serate paliesche per raccontare la passione palio ma andare anche a scoprire tanti personaggi senesi e non che sono legati alla nostra città e che conosceremo meglio proprio con Matteo Borzi. Io invece ho la mia parte artistica che mi piace molto perché Siena è una piccola città ma è una città che pullula veramente di artisti che vanno dalla musica alla danza e in questo caso voglio ringraziare anche quest'anno Antonino Vallone, la scuola di ballo MG di Siena che ci porta sempre delle coppie di ballerini straordinari. Una di queste sono Francesco ed Elena. Eccoli qua, ciao ragazzi, ben arrivati, bellissimi scintillanti, come state? Bene, bene. Tutto bene. La prima volta a Siena TV? La seconda. Eravate già venuti da noi, infatti, mi sembrava, però sai ogni tanto perdo un po', non ho una memoria molto ferrea. Allora, so che voi siete della sezione latini americani e che ci avete portato 3 balli. Iniziamo con il primo perché vogliamo vedervi ballare, vedervi luccicare in Piazza del Mercato ed iniziamo con un cha-cha, la scuola di ballo MG.
Io vi chiedo un applauso a tutto il nostro pubblico presente per Francesco e Elena, scuola di ballo MG, balli latini, e dopo vi ritroveremo, eh. Complimenti ragazzi, bravissimi. Poi gli strapperò una promessa, se riusciamo a imparare qualcosa anche io e Matteo Borsi, e magari, che so, chiudiamo questa annata paliesca con un ciaccia anche noi. Ci possiamo provare. Nel frattempo, invece, torniamo alle cose serie. Qualche consiglio per voi, quindi non ve ne andate, rimanete lì spaparanzati sul divano, seguite i nostri consigli e poi ci troviamo ancora qua, Piazza Convista e tanti ospiti. Di nuovo insieme amici di Radio Siena TV, torniamo con il nostro appuntamento con Piazza Convista nella parte del salotto nella quale diciamo facciamo più chiacchiere, mentre la nostra Valentina vi propone, come avete visto, degli spettacoli. Noi parliamo di cose molto interessanti, anche perché in questo caso parliamo proprio di spettacoli, quindi restiamo in tema. La nostra ospite, la terza ospite di questa sera, è Letizia Gettatelli, alla quale vado a dare il saluto e la buonasera. Grazie, buonasera. Di essere intervenuta qui con noi. Allora, Letizia Gettatelli è un'autrice di testi teatrali per compagnie senesi. Ecco, scrivere commedie è soltanto una passione o ormai è diventato qualcosa di più? Mai. Non lo so, una passione a volte sembra quasi un secondo lavoro, se non addirittura il primo. Ho una grande fortuna, soffro di insonnia e quindi me le penso la notte. Ecco, come è nata questa passione, questa idea di... Allora, ho cominciato facendo il teatro nella Torre, con la Compagnia della Vipera e qualcosa anche un teatro Salicotto, e ero sempre stata tanto affascinata da Alda Garosi, che Pianigiani Garosi, che considero la mia veramente musa ispiratrice. E dopodiché ho cominciato a scrivere degli spettacoli sempre per la Torre, così, ma cose molto leggere. Poi un giorno mi chiesero, te la sentiresti di scrivere una commedia? Ma no, dai, era per i volontari della pubblica assistenza nel 2002-2003. E io prima dissi di no, poi dopo dissi, ma proviamo. E da allora ne ho fatte tante, l'ho fatte per bambini di Onde, l'ho fatte per il mio gruppo e poi il Grappolo. Certo. Ecco, e l'ho fatta per le donne di Contrada. Ecco, arriviamo proprio al Grappolo. Come è nata l'esperienza con il Grappolo? Col Grappolo, niente, eravamo 4-5 persone e decidemmo di mettere su una piccola compagnia proprio per fare una mia commedia che avevo appena scritto. Questo Grappolo alla fine è diventato un grappolo pieno di tanti chicchi, è una grande famiglia alla quale io sono affezionata in una maniera incredibile, arricchita di elementi di grandissima importanza, perché noi abbiamo quello bravissimo a fare scenografie, luci, tutto, musiche, tutto, recitano anche fra l'altro, quindi si divertano. E ormai siamo diventati un gruppo compatto, facciamo tutto per beneficenza. Ecco, chi fa parte di questo gruppo e che tipo di spettacoli propone? No, allora, chi vuole venire può entrare nel Grappolo. È partito da dei volontari della pubblica assistenza, poi si è ampliato. Tante persone che recitavano in altri gruppi hanno smesso e sono venuti con noi. Noi ora facciamo sia delle cose più impegnate, sia la commedia popolare, e facciamo le famose commedie con delitto, per fortuna, perché sono l'unico nostro sostentamento. Ne stiamo facendo tante, si fanno tante cose. Abbiamo fatto delle esperienze di vari tipi, fra cui forse la più eclatante è stata dentro l'entrone, quando si è fatta una specie di finta estrazione di palio a sorpresa, e fu bellissimo. Protagonisti le contrade soppresse, con tanto di palio vero, poi tutto messo all'asta, perché tutto rigorosamente in beneficenza. Ecco, quello che vediamo nelle nostre immagini è lo spettacolo e la bella esperienza che avete avuto con il coordinamento delle donne di Contrada. Come, cosa avete proposto e come è nata questa esperienza? Allora, questa è stata la mia quinta
quarta, lo so, ho perso il conto, commedia con le donne di Contrada. E niente, anni fa mi chiesero Tiziana Marchetti, allora non era presidente del coordinamento, lo è ora, mi chiese se me la sentivo di scrivere qualcosa per le donne. Era un po' impegnativa perché qui si parla di 40 donne come minimo, metterle tutte insieme, tenerle tutte insieme non è semplice. Addirittura il primo anno mi cimentai anche leggermente nella regia, ma non, la regia non fa per me, non sono capace di essere di polso. Niente, se ho cominciato in quel modo, poi mi hanno detto ne fai un'altra, no, ma non so che inventarmi, e mi sono inventata qualcosa, poi un'altra, e quest'anno è stato, secondo me, veramente un tripudio. Quest'anno è stato eccezionale, me lo dico da sola. Bene, ma non da sola, perché so. C'è stato insomma sì. Un grande apprezzamento per questa opera, che poi insomma possiamo dirlo, è stata ripresa anche da Siena TV. Da Siena TV, insomma... Siena TV riprende sempre tutte le nostre cose, ve ne siamo infinitamente grati. E questa qui sarà replicata a novembre, a grande richiesta. Beh, questa è una notizia in anteprima, quindi. Sì, e poi il coordinamento delle donne non dorme. È lì che zac, è pronto a scattare, certo. Anche per il futuro. Certo. Un'ultima battuta, visto che insomma, non è semplice inventarsi sempre cose nuove, sempre nuove commedie, scrivere sempre qualcosa di diverso, da dove viene l'ispirazione a queste cose che scrivi? Ma io non ce l'ho... Non lo so, a volte mi viene in mente una frase e intorno a una frase ci costruisco tutta una storia. A volte qualcuno mi dice perché non fai una commedia su quello? Ci potrei lavorare. A volte so le cose che mi capitano intorno, no? Nella vita, che mi ci viene l'ispirazione, così non ce l'ho proprio una linea. Ecco, poi anche perché per fortuna c'ho questa cosa che sono quasi sempre molto diverse fra di loro. Questa credo che sia una buona faccenda, perché se no, rigorosamente a fine buono è che devono finire tutte bene e tutte in allegria, perché per piangere nella vita c'è già abbastanza tempo, almeno lì si deve fare due risate sane. Una ultima battuta, anche un po' una curiosità, lavorare con queste, perché questo del coordinamento ci è piaciuta un po', no? Visto che l'abbiamo anche vissuta, c'è stato qualche aneddoto, non so, particolare durante le prove, durante la commedia stessa, che ci puoi raccontare, un qualcosa di simpatico, di particolare? No, allora, niente di che, io mi diverto a metterle insieme fra rivali. Proprio mi ci diverte una cosa, e devo dire che nascono delle amicizie incredibili. L'aneddoto è che si va tutte a cena nelle varie contrade, io a volte gli dico ma che so, diventare di Ciassettina perché so dappertutto, non è vero, perché chiaramente in questi giorni soprattutto ciò non accade, ma è che ci nasce veramente un clima stupendo, queste certo, donne certo. Proprio fra di loro legano, io so affezionatissima a tutte di loro, poi no, niente di particolare, poi vabbè, chiaro, lì per lì può succedere sempre qualche cosa, ma sempre tutte cose molto piuttosto simpatiche, direi. Ecco, adesso tra poco ci fermeremo per una piccola pausa, però l'ultima battuta è, diciamo, una, tra virgolette, scusa per stare insieme e per fare gruppo. Ah, sicuramente sì, questo sicuramente sì. Bene, bene. Allora, noi ringraziamo Letizia Gettatelli per essere stata con noi. L'appuntamento quindi con il coordinamento delle donne di Contrada è per novembre. Sì. E poi ovviamente anche con le prossime a due... A novembre si replica la Contrada delle donne, si replica la mia ultima commedia, sì che ho detto la Contrada delle donne, la commedia delle donne, la mia ultima commedia che abbiamo fatto di recente. E niente, e poi nuove cose, abbiamo tanti bellissimi progetti nuovi per l'anno prossimo. Bene, ci metti un po' di curiosità e quindi ovviamente noi ti seguiremo, vi seguiremo, grazie ancora alle Letizia. Grazie a voi di esserci sempre presenti. Allora, noi adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa, poi torniamo insieme con Piazza con Vista e con tutti i nostri ospiti, restate con noi.
Tornati in diretta dalla Piazza del Mercato con Piazza con Vista, questa prima serata della nostra edizione dedicata ai pali del 2017. Tanti ospiti che sono stati con noi questa sera e qualche sorpresa, qualche ospite inaspettato invece che tra poco vi invito veramente a seguire. Ospite d'eccezione, in realtà un'amica che torna a Radio Siena TV, è la nostra Francesca Celati. Allora Francesca, so che ci sono dei nuovi progetti che coinvolgono un altro musicista senese che conosciamo tutti molto bene, a cui vogliamo molto bene, che è Davide Folker Pepi, perché da menestrello ora è diventato Folker Pepi. È diventato un compagno di musica molto importante, quindi avete fatto questo duo? Abbiamo un duo, chitarra acustica e due voci, e stiamo facendo un po' di serate che risultano essere apprezzate, quindi noi siamo molto contenti. Ci fa piacere perché poi la formazione ridotta si presta anche a più situazioni, no? Se vogliamo. Sì, dal piccolo ristorante a la piazza, un palco medio-grande, quindi l'importante è sempre essere a proprio agio, no? E con Davide si è creato, no? Sì, questo feeling musicale, assolutamente, mettiamola così. Sì. E allora ne approfittiamo anche per salutare Davide. Ma noi torniamo alla musica, torniamo a voler ascoltare la voce veramente straordinaria di Francesca, perché hai un modo di cantare, ne parlavamo nel fuori onda anche con la nostra Susanna Guarino, che tocca le corde più profonde delle nostre anime, e quindi vogliamo ancora farci emozionare da te. Lo facciamo con una canzone di Jamiroquai. Sì, esatto, Virtual Insanity. Che bella. Francesca Celati per Radio Siena TV. But never give, and now I think I'm waiting for the worst. See, well, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have. But this is future made up virtual. But we all live underground, and I'm thinking what a mess we're in. Hard to know where to begin. If I could slip the sickly tie that earthly man has made, and now every mother can choose the color of a child that's not nature's way. Well, that place is yesterday. There's nothing left to do but pray. Cause I'm a found a new religion. Whoa, it's so insane. Just synthesize another strain. It's something in this future that we have to be told. Futures made up of virtual insanity now. Always seem to be governed by this love we have for useless.
Torino ci prenotiamo per fare lezione con la nostra Francesca Celati, voce veramente straordinaria. Grazie Franci, grazie mille a te, ad Alessia Pellegrini, ovviamente a tutta la Filarmonica Puccini di Monteroni d'Arbia, che anche quest'anno è al nostro fianco a Piazza con Vista. Allora, tra pochissimo torniamo con altri ospiti, abbiamo una sorpresa per voi a casa, un ospite graditissimo, e anche per questa presenza dobbiamo ringraziare Luca Betti che ci ha fatto la sorpresa, ma prima c'è un po' di pubblicità, quindi qualche consiglio per voi e poi vi aspettiamo di nuovo qua per l'ultima parte di Piazza con Vista. Grandi passi, ci avviamo verso la chiusura di questa prima trasmissione di Piazza con Vista per quanto riguarda questo palio del 2 luglio. Noi vogliamo, per quanto riguarda la nostra parte, chiudere in bellezza. Lo facciamo con due illustri ospiti che sono Francesco Cottini, il presidente del Lions Club di Siena. Buonasera Francesco. E Paolo Penco, che è l'autore e colui che ha realizzato il Masgalano. Buonasera a voi. Perché come sapete quest'anno il Masgalano è stato offerto proprio dal Lions Club di Siena per celebrare una ricorrenza importante. Allora parto proprio dal presidente, da Francesco Cottini. Come è nata quest'idea di celebrare questo 60° anniversario offrendo il Masgalano? L'idea è nata qualche anno fa, perché chiaramente per poter comunque donare il Masgalano c'è bisogno dell'approvazione dell'amministrazione pubblica. Per cui abbiamo chiesto al Comune di poter fare il omaggio del Masgalano alla città, e è venuto spontaneo fare poi una specie di bando, di gara fra tanti artisti che sono stati chiamati a fare un bozzetto per poterci illustrare la loro idea di Masgalano, e fra tutti questi è stato scelto quello di Paolo. Questo perché? Perché comunque quello che volevamo noi era un qualche cosa che facesse capire quella che è l'armonia fra il club, Lions Club di Siena e la città di Siena, per cui tutto quello che poteva essere lo scambio reciproco di sentimenti fra il nostro club e la città. E questo francamente l'opera di Paolo era quella che ci ha dato più quest'idea, anche per il grosso sentimento che Paolo mette in tutti i suoi lavori. Beh, dobbiamo senza dubbio dire che una volta poi vista durante la presentazione del drappellone l'opera di Paolo Penco, ci siamo resi conto davvero di quanto è grande questo artista. Paolo Penco, allora, lei vive a Firenze, ha un grande legame con Siena. Quando è arrivata questa richiesta, come ho reagito? Panico. Lì per lì un attimo di panico, ma poi, come avviene spesso quando mi commissionano delle cose non importanti come questa, perché questa è stata veramente una cosa eccezionale, e piano non piano troppo il modesto no, va bene, ma insomma è un qualche cosa che veramente mi ha emozionato, mi ha entusiasmato, mi ha fatto anche soffrire in alcuni momenti, e quindi ho vissuto con grande entusiasmo ogni attimo, ogni gesto, ogni colpo di cesello, di bulino, di traforo. Quindi sono partito proprio per la sua realizzazione dall'amore che ho per questa città. E partendo da quelli che sono i caposaldi della tradizione ora fasenese, dalla fine del 1200 su, ecco, quindi tecniche antiche, e ho cercato di raccontare una storia fatta di tradizioni, di cultura, di Lions, anche la storia del Lions, ecco. Quindi spero che questo mio gesto, questo mio atto alla fin fine di amore anche nei confronti di questa città e sia un qualche cosa che sia stato ben accolto, ecco, come sembra che lo sia stato. Certo, assolutamente. Torno un attimo al presidente. Questa scelta appunto di offrire il Masgalano è sicuramente un qualcosa di importante da parte del Lions. Il Lions che però fa molto per la città di Siena, anche altro. Quali iniziative vogliamo citare? Allora, indubbiamente il Lions Club di Siena ha offerto il Masgalano, ma è soltanto una delle tante attività che comunque facciamo sul territorio, sia da un punto di vista di recupero magari artistico di opere d'arte che sono danneggiate. Tanto per fare un esempio, a breve verranno rimessi nella loro sede storica due arazzi ai lati dell'altar maggiore nella Basilica
di Provenzano. E anche questo è stato un lungo lavoro di restauro che è durato 4 anni per poter poi rimettere questi arazzi nella loro sede naturale. E un altro service fatto negli ultimi giorni è stato quello della donazione di 2 cani guida fatto in collaborazione con tutti gli altri club del Senese a 2 persone non vedenti, a 2 ragazze non vedenti della nostra città. E le iniziative sono molteplici, tutti gli anni abbiamo varie iniziative, facciamo anche a livello sociale, magari cercando di fare qualche cosa in prima persona di recupero magari di giovani che possono avere dei problemi in dei centri appositi in sinergia con il comune per poter comunque creare una situazione che possa migliorare il loro stato di vita. Beh, assolutamente delle iniziative importanti. Torniamo un attimo al nostro artista, perché insomma non è da tutti i giorni avere un artista come Paolo Penco qui da noi. La sua è un'opera classica, però contiene molti piccoli particolari. Ci può raccontare? Certo, allora io sono partito dalle indicazioni, anche se sono stato descritte anche nel regolamento del Masgalano, quindi un'opera preziosa, sono oltre 3,5 kg di argento, tanto per partire come... E poi su ci sono tutta una serie di decori, di preziosismi, ecco, un qualche cosa che parte dall'elemento centrale, il logo del Lions, cesellato, inciso a bolino, tecnica molto cara alla tradizione orafasenese d'altronde, e poi i raggi, le luci, i riflessi, i giochi, proprio i trafori preziosi. Vediamo in queste immagini qualche cosa che io ho voluto anche, la prima idea inizialmente è stata proprio quella dell'immagine così diffusa spesso anche in tante cartoline, perché no, dell'ombra della torre del Mangia, ecco, quindi riflessa su questa, ecco, questa è stata proprio l'idea iniziale, quindi creare un doppio gioco, ecco, alla fin fine anche il mio mestiere, che vivo sempre con entusiasmo, giorno dopo giorno, dopo tanti anni, ecco, certo. Riuscire a destare un po' le immagini che dormono dentro ogni oggetto, e immagini anche riflessi, ecco, qualche cosa, ecco. Insomma, da lì che è partita. Sì, l'idea è partita da lì e poi su, ecco, sono andato avanti, ecco, giorno e notte spesso, ecco. Immagino che sia stato... No, è stato un lavoro non da poco, perché proprio col passare delle ore, dei giorni, insomma, il lavoro si è impreziosito via via, no? Era quasi come... Certo. Un qualche cosa che non mi dava mai la doppia lavorazione, no? Sì, la doppia lavorazione anche sul retro, ecco, certo. Riflessi, giochi di luci, ecco, questo è stato un qualche cosa e... Certo, che emozione si prova quando, questo insomma anche per chi ovviamente dipinge il palio, ma anche per chi realizza il Masgalano, quando durante la presentazione la tua opera viene svelata e viene mostrata, certo, a tutti, con una reazione che può essere più o meno positiva, certo, perché in quel momento siamo un po', ci mettiamo in lavoro, gioco. Certo, no? Mettersi in gioco e poi nel mio lavoro quotidiano riuscire a destare un'emozione è qualche cosa di fondamentale. Io lì per lì ero brividi, ovviamente, una grande emozione, e poi più che guardare Masgalano che stavamo svelando a tutto il popolo senese, io cercavo di scorgere nello sguardo di tanti senesi che erano lì davanti anche piacerà, non piacerà, certo, ecco, l'emozione, certo, la gioia e quel boato, ecco, è un qualche insomma, cosa che mi ha dato... Diciamo un po' di sollievo. Sì, no, perché sicuramente ero certo di aver fatto il massimo e comunque come fosse andata, ecco, sicuramente, certo, insomma, non avrei avuto rimpianti, ecco, perché ho cercato di dare proprio il massimo sotto tutti gli aspetti, sia dal punto di vista delle simbologie e che della preziosità delle tecniche usate, ecco. Perfetto. Allora, noi ringraziamo ovviamente Paolo Penco. Grazie a voi. Per essere stato con noi, un ospite gradito, perché, insomma, ripeto, non capita molto spesso e per noi è stato un onore. Poi anche seguire con Siena TV appunto quella cerimonia è stato davvero, davvero bello. E grazie anche a Francesco Cottini, perché, insomma, ci ha permesso con questa appunto vostra iniziativa di
insomma, intanto ospitare un artista di un certo livello e poi insomma, proporre alla città un qualcosa di importante, perché comunque offrire il Masgalano credo sia un onore, no? No, indubbiamente sì, è un qualche cosa che ha dato lustro al nostro club e perché no, anche un minimo di visibilità in più, anche per capire quello che effettivamente facciamo per la città, legato non solo appunto al discorso del Masgalano, ma anche a tutte le attività che facciamo durante l'anno. Assolutamente, attività importanti che come sempre anche Siena TV seguirà. Grazie a Paolo Penco, grazie a Francesco Cottini. Grazie e io direi a questo punto, vedo già Valentina pronta dall'altra parte, vado a dargli la linea. A te Valentina. Grazie Matteo, a te e ai tuoi ospiti. Noi siamo pronti per il segmento finale artistico di questa prima serata di Piazza con Vista e lo facciamo invitando a raggiungerci Francesco ed Elena, i nostri ballerini della scuola di ballo MG, Danze Latine, e ci propongono un altro bellissimo spettacolo, quello con la rumba, giusto? Allora, loro sono pronti, voi siete pronti? Immagino di sì. E allora, la scuola di ballo MG, Francesco ed Elena con Rumba. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás, ni sin llanto ni pena, hoy te alejas sin piedad. Volveré alguna vez. Elena con questa rumba, tra l'altro le ringraziamo perché è anche difficile ballare in uno spazio così ristretto, però insomma voi siete stati bravissimi, grazie mille a voi per essere stati con noi alla scuola di ballo MG, ad Antonino Vallone che come sempre ci regala queste coppie bravissime. Io vorrei però accanto a me per i saluti finali il nostro Matteo Borzi, il nostro direttore. Prima serata che si è conclusa, anche se in realtà in chiusura di serata io mi sono tenuta il jolly. Certo. La voce. Dobbiamo chiudere in bellezza. No? Chiudere in bellezza. Mi permetti di fare un saluto ad Alessia Pellegrini? Questa è improvvisata. Lei è la giovanissima presidente della Filarmonica Puccini di Monteroni. Si sta veramente facendo in quattro per far sì che questa scuola cresca sempre di più. C'è la banda, ci sono tanti corsi, sta andando alla grande. Sì, sì, sta andando benissimo, quindi spero di poter continuare così. E abbiamo degli insegnanti bravissimi, infatti Francesca è qui e dopo... Ed è dimostrazione. Sì, infatti. E grazie di tutto di averci dato questa opportunità, diciamo. Noi ci fa sempre piacere essere qui con te. Lo so, siete carini e io ringrazio voi. Allora, Matteo. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura, questa domani... Questa prima giornata è stata un po' impegnativa. È stata molto, molto impegnativa. Abbiamo visto, insomma, orari veramente particolari che hanno fatto slittare tutto. Ma domani si ricomincia, certo, e certo. Tutto riprenderà il suo ritmo consueto. Assolutamente, il ritmo della festa, il ritmo che Siena TV vi vuole raccontare passo dopo passo. Domani una giornata, ci auguriamo, più tradizionale, nel senso, esatto, che rispetta appunto... Senza sconvolgimenti. Esatto, senza troppi cambiamenti, troppi sconvolgimenti, quindi saremo ovviamente come sempre in diretta su Radio Siena e Siena TV per raccontarvi questa seconda giornata di palio. Domani mattina ci sarà la seconda prova, anche se in realtà è la prima perché questa sera non è stata corsa. Come avete visto, anche grazie alla nostra Simona Sassetti, vi abbiamo raccontato il clima che si respira nelle contrade.
Abbiamo visto appunto oggi pomeriggio l'arrivo dei Fantini, insomma, si inizia a entrare in pieno clima paliesco e questo ci piace, vero. Ci piace e ci piace soprattutto raccontarvelo. Ci piace raccontare la nostra passione palio. Allora, chiudiamo, abbiamo detto in bellezza, certo, con la voce di Francesca Cielati, quindi noi vi diamo appuntamento per quanto ci riguarda a domani sera, sempre alle 22, sì. Piazza Convista, Tartarugone, Piazza del Mercato, anzi venite a trovarci e affido a lei la chiusura di questa serata, sei d'accordo, direttore? D'accordissimo, bravissima, quindi assolutamente d'accordo. Allora Franci, grazie mille per essere stata con noi, chiudiamo con un brano italiano di una grande artista italiana, Elisa, con Luce, la voce di Francesca, buonanotte a tutti, buonanotte. Vi aspettiamo domani, Piazza Convista. Allora, siamo tornati. Torniamo scherzetto. Subito. Avevamo fatto uno scherzetto. Ma perché siccome nel palio ci sono le mosse pazze. E volevo... questa era falsa. Certo. Scusa, no, vi abbiamo fatto lo scherzetto. Vi abbiamo fatto lo scherzetto perché in realtà voglio ricordarvi un'altra cosa importante che non abbiamo detto. Perché tutto il palinsesto non possiamo snocciolarlo qua, altrimenti veramente faremo un'ora tardissima. E visto che oggi, insomma, di ritardi ce ne sono stati tanti in quelle che sono appunto le fasi del palio, ricordiamo che trovate tutto il palinsesto di Passione Palio di Radio Siena TV proprio dal nostro sito radiosienatv.it, tutte, certo, le notizie aggiornate e anche la possibilità poi di rivedere tanti video, tante belle cose, devo dire, che i nostri tecnici hanno prodotto. E un saluto grande, un ringraziamento va anche a loro, a tutti quelli che lavorano dietro la macchina da presa, sono in tantissimi, ai nostri tecnici che si trovano nella sede di Via Fiorentina, c'è tutto un grande lavoro e insomma, sì, è importante, guarda, anche ringraziarli te lo confermo, ricordarli. Te lo confermo, Valentina, perché è un lavoro davvero prezioso quello che fanno i nostri tecnici quotidianamente, veramente ogni minuto. Durante il palio, già come è successo lo scorso anno, ma anche quest'anno, vi vogliamo proporre anche delle immagini un po' suggestive, un po' particolari. Per questo anche quest'anno abbiamo le nostre clip in super motion, che sono davvero belle, trasmettono davvero tante emozioni. Anche queste potrete trovarle nei giorni successivi sia sulla nostra pagina Facebook Radio Siena TV sia sul nostro sito, quindi vi invito a seguirle perché sono tra l'altro accompagnate da delle musiche bellissime e davvero riescono a trasmettere grandi emozioni. Emozioni che noi vogliamo donare a tutti voi e ne approfitto allora a questo punto, visto che c'è un po' di tempo, anche per ringraziare degli amici che ormai insomma dallo scorso anno sono al mio fianco, parlo della galleria abbigliamento per questo abito meraviglioso, ma insomma mi hanno creato degli outfit veramente bellissimi. Testerò per il tacco, però. Il tacco, lo so, ma come fai? Ci vuole il tacco in queste serate, no? Non si può non mettere il tacco. E quindi ringrazio veramente la Galleria Abbigliamento per questi abiti favolosi. Questo è il primo, poi insomma vi svelerò gli altri nelle prossime serate. E voglio ringraziare anche, a proposito di artisti, no? Di persone che magari fanno altro nella vita, ma sempre tornando alle passioni, che poi hanno delle passioni artistiche, come la mia amica Beatrice Ricci, che fa a mano queste cose, questi gioielli meravigliosi. Molto lo bello. Scorso anno avevamo i personaggi dei cartoni della Disney, quest'anno invece abbiamo queste cose molto molto preziose che mi ricordano un po' l'Oriente. È vero, è vero. Mi ricordano un po' l'Oriente. E quindi ringrazio anche Beatrice Ricci, oltre che la Galleria Abbigliamento, che sono sempre carinissimi, mi accolgono a braccia aperte. Poi lo sai che io e la moda non è che abbiamo tanto feeling. E quindi, insomma, io rompo un po' le scatole quando arrivo lì, perché quello non mi sei piace. Esigente. Quello non mi vedo. Invece loro carinissimi, mi assecondano sempre, mi accontentano. E quindi questo mi fa molto, molto piacere. Allora, cosa dobbiamo ricordare ancora?
che è una notte bellissima. Eh sì, si sta bene. È una notte molto bella. Ci auguriamo ovviamente che prosegua così e che il tempo regga, perché insomma la notte precedente non è stata proprio. No, perché poi è stato cattivo questo meteo, perché sono mesi che ci lamentiamo della siccità, non piove, le colture che ne risentono. Abbiamo fatto una capa tanta a Damiano Sonnini, che era veramente disperato. Ormai pensavano anche di andare ormai in ferie fino a settembre, perché dice non c'è nulla da fare, non c'è nulla da dire con questo meteo. Arriva la terra in piazza, sembra una barzelletta, e arrivano anche come le piogge. Come per magia arriva la pioggia. Cioè veramente è stata una beffa. Fortunatamente sembra, io incrocio le dita, anzi avevo chiesto proprio ai nostri ormai amici di Meteo Siena 24 di tenerci informati, perché ovviamente sembrava che le previsioni potessero portare ancora dei temporali. Noi ci auguriamo che non sia così, assolutamente. E che sia veramente scongiurato abbiamo il pericolo pioggia. Abbiamo già dato abbondantemente, quindi basta, per favore, non ne possiamo più. Vi ricordo anche di continuare a seguire il nostro sito e la pagina Facebook Radio Siena TV, perché troverete tutte le informazioni anche questa notte, perché la nostra redazione non va mai non, a letto. Non dormono continua mai. Continua a lavorare. C'è Simona Sassetti e veramente, poverina, Simona, ma anche la nostra ovviamente Susanna Guarino, tutti che stanno lavorando anche per sapere appunto se le monte sono queste, certo, se ci saranno ancora dei cambiamenti. Quindi insomma, certo, noi vi invitiamo a seguirci sempre Radio Siena TV. Ce l'abbiamo fatta, eccola. Vediamo la nostra Francesca. Bene, allora chiudiamo con luce, vero? Allora io come promesso, quindi augurandoci veramente che saranno giorni di luce strepitosa e non di pioggia, con la voce di Francesca Celati chiudiamo questa serata, questa prima serata di Piazza con Vista, e vi diamo appuntamento a domani. A domani. Buonanotte. Via di qua. Parlami come il vento fra gli alberi. Parlami come il cielo con la sua terra. Ho scelto di essere libera. Adesso è la verità, l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa, se mi stai sentendo. Avrò cura di tutto quello che mi hai dato. Dimmi se
sconfitti in piena trionfa, immortale.